Ugo Foscolo Le Grazie e le altre opere. Al progetto poetico delle Grazie, Foscolo lavorò a più riprese, per un lungo arco di anni, senza mai portarlo a compimento. Alcuni frammenti del poema comparvero già nel 1803 in un'opera di carattere filologico, ma la maggior parte dei versi fu scritta tra il 1812 e il 1813, quando il progetto originario di un inno unico venne ad articolarsi in tre inni dedicati a Venere, a Vesta e a Pallade. Altri brani del poema furono pubblicati a Londra nel 1822. Il poeta ritornò ancora sull'opera negli anni successivi, lavorandovi fino alla morte, ma l'opera rimase comunque incompiuta e in uno stato frammentario, con innumerevoli varianti che testimoniano la sua continua rielaborazione. Le grazie sono divinità intermedie tra il cielo e la terra, che hanno il compito di suscitare negli uomini i sentimenti più puri ed elevati attraverso la bellezza e l'amore per l'arte inducendoli così a superare la bestialità della loro natura e portandoli alla civiltà. L'idea che la bellezza e le arti abbiano la funzione di purificare le passioni e promuovere l'incivilimento è un tema caro alla cultura neoclassica che Foscolo aveva già trattato nelle sue odi. I versi delle Grazie sono caratterizzati dalla ricerca di una perfetta musicalità, dalla forte capacità di suggestione visiva, ottenuta attraverso l'evocazione di immagini vivide, plastiche e colorite, e da un uso sapiente dell'allegoria, che conferisce maggior concretezza ai concetti astratti e fa sì che questi agiscano più facilmente sui sensi e sull'immaginazione. Il vagheggiamento della bellezza, la ricerca di immagini mitiche e diversi melodiosi e armonici non devono però far pensare che le grazie si vogliano inserire nel filone della poesia d'evasione e che l'autore abbia dunque abbandonato il suo impegno politico e civile. Nei versi affiorano costantemente rimandi alla realtà storica e forti critiche nei confronti delle guerre imperialistiche di Napoleone. Foscolo è infatti convinto della funzione civilizzatrice della bellezza della poesia e delle arti e della loro possibilità di agire sul mondo sociale e di renderlo più umano. All'interno dell'opera, l'impostazione neoclassica non produce l'effetto di un decorativismo freddo e accademico, poiché la descrizione di un mondo alternativo, fatto di equilibrio, armonia e bellezza, rappresenta il tentativo di superare i conflitti tra il soggetto e la realtà esterna, che sono avvertiti dal poeta con piena sensibilità romantica. Nei versi delle Grazie dunque, le tendenze neoclassiche e romantiche non soltanto non sono in contraddizione, ma si fondono in modo coerente, proprio perché hanno entrambe origine dal rapporto traumatico del poeta con la situazione storica convulsa e conflittuale dell'Italia napoleonica. Il passaggio dalla passionalità dell'Ortis alla serenità delle Grazie può essere meglio compreso leggendo la traduzione italiana del Viaggio sentimentale di Laurence Stern, che Foscolo pubblica nel 1813 insieme alla Notizia intorno a Didimo Chierico, un'introduzione in cui viene tracciato il ritratto del traduttore fittizio dell'opera. Didimo Chierico, che è l'alter ego di Foscolo, non rinuncia ai suoi ideali, ma mostra un atteggiamento disincantato e ironico che deriva dalla sua capacità di dominare le passioni attraverso un lucido distacco. Tra le opere di Foscolo considerate minori dobbiamo poi ricordare le tragedie. La prima, di evidente ispirazione alfieriana, si intitola Tieste, e venne messa in scena nel 1797. La seconda è la Iace, che risale al 1811 e fu censurata per le allusioni al regime napoleonico. L'ultima di ambientazione medievale porta il titolo di Ricciarda e fu rappresentata nel 1813. Una serie di scritti sono infine riconducibili all'attività di filologo, che Foscolo svolse nel 1809, quando tenne la Cattedra di Eloquenza a Pavia, e a quella di critico letterario che svolse invece durante l'esilio londinese tra il 1815 e il 1827. Nei saggi di critica letteraria Foscolo assume una posizione polemica nei confronti della nascente scuola romantica. La critica foscoliana è di grande importanza storica perché segna l'inizio di una considerazione storicistica dei fatti letterari che sono visti come espressione di una personalità e di un'epoca storica.